Green Pass obbligatorio sui mezzi a lunga percorrenza, ma i più affollati sono i treni regionali e i bus dove si accede senza certificato. Molti i passeggeri che chiedono che venga esteso anche ai trasporti locali. Al via l'anno scolastico verso la chiusura dei cantieri nelle scuole, in corso le rifiniture alluzzate di Chiavari. All'ex IMSS di via Castagnola alcune classi saranno consegnate il 15 settembre, le altre entro fine mese. Attenzione ai fondamentalismi di oggi. Il Papa in udienza ha messo in guardia da chi propone una fede rigida basata sui precetti. Siamo attaccati al vero tesoro, ha detto, che genera libertà. Casa ma anche famiglia, è l'oikos greco, immagine simbolo della 16ª giornata mondiale del creato che si celebra oggi. Al centro della riflessione ecumenica la pulizia delle relazioni e dell'ambiente. 63 profughi afghani accolti a Genova nelle ultime ore, 20 ospiti del seminario del Righi, dove inizieranno un percorso di inserimento accompagnato da alcuni mediatori culturali. Più servizi e un orario più ampio per la biblioteca di Villa Tiguglio a Rapallo. Tata Box assume la gestione dalla seconda metà di settembre, un'idea suggerita dagli stessi studenti. L'Unione fa la forza, tre società di basket del Tiguglio collaboreranno nell'ambito delle giovanili senza rinunciare alla propria autonomia. Un accordo storico, sottolinea la federazione regionale. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Dunque, da oggi scatta l'obbligo di Green Pass, obbligatorio per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Era stato annunciato ed entrato in vigore, rimangono esclusi i trasporti locali come gli autobus e i treni regionali. Abbiamo raccolto alcune delle voci dei viaggiatori questa mattina. Sentiamo. Treni ad alta velocità, intercity, aerei, autobus e traghetti che collegano regioni diverse. È su questi mezzi che dal 1 settembre è obbligatorio il Green Pass per viaggiare, come previsto dal nuovo decreto del governo già annunciato nei giorni scorsi. Rimangono esclusi almeno per ora i mezzi di trasporto locale, come i treni regionali e autobus, che sono anche quelli più frequentati e a rischio affollamento. Secondo me dovrebbero chiederlo comunque su tutti i treni, perché insomma... Il viaggio è viaggio comunque, sei a contatto con persone sempre. Ci vorrebbe anche sui regionali, forse è difficile controllarli perché comunque i treni regionali sono pieni fino all'inverosimile. Io ho preso un treno ieri pomeriggio da Spezia fino a Rapallo, era così, alto che distanziamento. Sì, ma io ce l'ho nella borsa, guardi, me lo sono fatto subito perché è necessario, si fa. Molti dei passeggeri sono favorevoli al provvedimento e ne chiedono un'estensione per tutti i mezzi, non solo su treni intercity o aerei dove i posti sono prenotati e non si viaggia in piedi, quindi con livelli di sicurezza già abbastanza elevati. Ho potuto appurare per i treni di lunga percorrenza che sui binari della stazione Principe c'erano i controlli per i treni a lunga percorrenza. Ho visto un treno che era diretto a Roma Termini e c'erano tutti i controllori sul binario. Il controllo dei certificati è compito del personale di bordo e in alcune delle stazioni più grandi sono stati predisposti anche dei controlli ai tornelli. C'è anche chi non è d'accordo col provvedimento perché non si è ancora vaccinato e si trova quindi obbligato a fare un tampone 48 ore prima del viaggio. Da oggi serve il Green Pass per i treni a lunga percorrenza. Lei sarebbe favorevole a metterlo anche per i regionali? Assolutamente no. Posso chiederle come mai? Guardi, io ho problemi di allergie, sono in pratica, sono in corso delle pratiche molto lunghe, stanno cercando in tutti i modi di farmi fare questo vaccino in ambiente non protetto, io pretendo di avere una visita allergologica. Uno sguardo alla situazione sanitaria legata al Covid, numeri stabili in Liguria, oggi nuovi contagi sono 137 con 4.029 tamponi esaminati, calano i ricoveri, sono 3 in meno per un totale di 84, di cui 9 in terapia intensiva. È stato registrato il decesso di una donna di 80 anni che era ricoverata a Sanremo, le persone guarite oggi sono 177, in ASL 4 i nuovi casi sono 7, ci sono 2 ospedalizzati in meno per un totale di 5 ricoveri nei reparti di Sestri
Levante. In Liguria oggi sono state vaccinate 8.091 persone, in totale sono 925.595 quelle che hanno ricevuto la doppia dose. Nella ASD 4 sono state somministrate 425 dosi nelle ultime 24 ore, in tutto 84.496 le persone ad aver ricevuto la doppia dose. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato con soddisfazione i dati delle vaccinazioni, sottolineando il buon andamento delle prenotazioni tra i ragazzi, numeri che ci fanno ben sperare, soprattutto per l'inizio della scuola. Ha detto: in una settimana hanno prenotato la vaccinazione 2.609 persone tra i 12 e i 17 anni e 1.731 dai 18 ai 24 anni. E la campagna vaccinale in ASL 4 è a buon punto e l'azienda sanitaria rimodula gli orari degli hub. Al momento quasi l'80% dei residenti ha ricevuto almeno una dose e circa il 66% è stato vaccinato due volte. Da lunedì prossimo, dunque 6 settembre, cambiano gli orari. A Chiavari le caserme di Caperana saranno su prenotazione da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. All'Auditorium San Francesco l'auditorium sarà aperto solo in occasione di Open Day e Open Night, organizzati in base al calendario regionale. A Rapallo invece l'ospedale sarà aperto nelle giornate di martedì dalle 16 alle 20 e di sabato dalle 9 alle 13 per la vaccinazione dei minori e del personale scolastico con accesso senza prenotazione. A Sestri Levante l'hub di Via Dante sarà aperto nelle giornate di giovedì del pomeriggio dalle 16 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13, anche in questo caso per la vaccinazione dei minori e del personale scolastico senza prenotazione. E parliamo di scuola. Oggi ufficialmente l'avvio del nuovo anno scolastico, ma come stanno procedendo i lavori negli istituti di Chiavari e del Levante? Si avvicina infatti il suono della prima campanella. Ne abbiamo parlato con il responsabile del settore edilizia scolastica di Città Metropolitana di Genova. Abbiamo fatto il punto. Cantieri in via di smantellamento nelle scuole di Chiavari gestite da Città Metropolitana. I ragazzi stanno per entrare in classe e si pensa alle rifiniture. È così all'artistico Luzzati, dove sono state realizzate quattro nuove aule al piano terra con ingresso separato per ospitare il linguistico da Vigo. I lavori sono pressoché terminati, mancano alcune opere di finitura, alcune porte, però per il resto i lavori sono finiti e quindi potranno essere utilizzate per il nuovo anno scolastico. Queste quattro aule, che erano una delle esigenze più importanti e impellenti per la città di Chiavari. Ancora qualche settimana di lavoro invece all'edificio di via Castagnola, ex IMSS, dove i padri Oblati hanno avviato l'adeguamento della struttura per la creazione di 16 aule. Qui arriveranno alcune classi dello scientifico e di ragioneria. I lavori sono a buon punto, riusciranno a consegnare circa la metà dell'edificio entro il 15 settembre, poi nelle settimane successive ci saranno delle consegne successive per arrivare circa entro fine mese a avere l'uso completo dell'edificio. La succursale di via Castagnola dunque è ancora interessata dai cantieri. I lavori al momento sono in anticipo rispetto al cronoprogramma. Il cantiere durerà tutto l'anno scolastico, infatti adesso siamo nella fase delle demolizioni, degli scavi, quindi contiamo di centrare l'obiettivo di realizzazione appunto entro quest'anno scolastico delle relative opere che valgono circa 2 milioni di euro. Buone notizie a San Colombano Certenoli, dove l'ente metropolitano ha completato il ripristino della palestra esterna del Marco Polo, che potrà essere usata già a partire da quest'anno. Lavori in vista infine al Natta De Ambrosis di Sesti Levante. Abbiamo adesso un intervento da iniziare tra una decina di giorni per la messa in sicurezza di alcuni soffitti pericolanti al Natta De Ambrosis, dove andremo quindi a recuperare gli spazi interdetti. E restiamo a Chiavari perché ha riaperto al pubblico questa mattina la piscina comunale Mario Ravera di Largo Pessagno. Ultimati infatti gli interventi interni di manutenzione straordinaria messi in campo dall'amministrazione a seguito del crollo del soffitto avvenuto ad aprile scorso. Sono state rimosse le parti pericolanti e le tubazioni ossidate e arrugginite dal cloro, sono terminate le operazioni di rifacimento del controsoffitto e sistemati gli impianti di illuminazione e ventilazione. L'intervento è ancora in corso all'esterno, dove è stata smantellata la facciata e si sta procedendo con il consolidamento della parete. Abbiamo lavorato in sinergia con il comune per essere operativi il primo di settembre. Il risultato è già più che soddisfacente e ancora meglio di prima. Il nostro ringraziamento per la velocità e la prontezza di intervento va a tutta l'amministrazione, in primis al nostro compianto sindaco Marco Di Capua, e il commento di Dadino Ghio, che è il presidente della Chiavari Nuoto.
La giunta di Rapallo invece ha approvato un'ulteriore proroga all'utilizzo del gratuito degli impianti sportivi comunali alle società che ne facciano richiesta fino al 31 dicembre 2021. Le strutture coinvolte sono i campi sportivi Macera e Gallotti ed eventuali aree pertinenziali e le palestre scolastiche di proprietà comunale per allenamenti e gare sempre in base a quanto previsto dalle normative anti-Covid. Voltiamo pagina, il Papa adesso, la santità viene dallo spirito, non dai fondamentalismi. All'udienza generale in aula Paolo VI, Francesco questa mattina ha messo in guardia dalla rigidità nella fede. Sentiamo. Continueremo. È un invito piuttosto forte a riflettere su come viviamo la fede, quello che Papa Francesco ha formulato questa mattina all'udienza generale, proponendo una nuova catechesi dedicata alla lettera di San Paolo ai Galati. Un invito formulato dallo stesso Paolo con l'intento di mettere alle strette i cristiani, perché si rendano conto della posta in gioco e non si lasciano incantare dalla voce delle sirene che vogliono portarli ad una religiosità basata unicamente sull'osservanza scrupolosa dei precetti. Quasi senza accorgersene, rischiano di perdere la fede in Cristo che hanno accolto con tanto entusiasmo. Sono stolti perché non si rendono conto che il pericolo è quello di perdere il tesoro prezioso, la bellezza della novità di Cristo. La meraviglia e la tristezza dell'Apostolo sono evidenti. Il rischio di cadere nel formalismo è sempre attuale, sono le parole del Papa, ed è una delle tentazioni che portano all'ipocrisia. Loro, i Galati, aggiunto, sanno bene che la fede in Cristo è frutto della grazia ricevuta con la predicazione del Vangelo. All'inizio del loro venire alla fede c'era l'iniziativa di Dio, non quella degli uomini. Metterlo in secondo piano per dare il primato alle proprie opere, cioè al compimento dei precetti della legge, sarebbe stato da insensati. Messi alle strette devono per forza rispondere che quanto hanno vissuto era frutto della novità dello Spirito. L'invito di Paolo a riflettere su come viviamo la fede è anche per i fedeli di oggi. Siamo attaccati al tesoro prezioso, ha chiesto il Papa, alla bellezza cioè della novità di Cristo, o gli preferiamo qualcosa che ci attira ma poi ci lascia il vuoto dentro? L'effimero offusca il discernimento, ma anche quando siamo tentati di allontanarci, Dio continua comunque ad elargire i suoi doni. Succedono cose che assomigliano ai Galati, a quello che è successo ai Galati. Anche oggi ci vengono a riscaldare le orecchie qualcuno che dice no, la santità è in questi precetti, e in queste cose, dovete fare questo e questo, e ci portano davanti una religiosità rigida. State attenti davanti alle rigidità che vi propongono, state attenti. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, un tempo di conversione ed impegno concreto che prosegue fino al 4 di ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. Il tema di quest'anno è una casa per tutti, rinnovare l'oikos di Dio. Lo sguardo è rivolto alla prossima conferenza ONU sui cambiamenti climatici, ma anche alla settimana sociale dei cattolici italiani di Taranto. Sentiamo. Si chiama Tempo del Creato, un luogo spirituale innanzitutto, un periodo di un mese circa che le chiese cristiane dedicano alla preghiera e all'azione concreta per la cura della casa comune. La prima giornata mondiale del creato è stata proclamata dal patriarca ecumenico Dimitrios I nel 1989. Alla celebrazione si sono unite le chiese cristiane a partire dal 2003. Il tema di quest'anno, una casa per tutti, rinnovare l'oikos di Dio, si affida alla parola greca oikos, appunto, che significa casa o famiglia, un modo per celebrare la rete di relazioni che sostengono il benessere della terra. Quella di quest'anno è un'autentica chiamata a curare e sostenere una transizione ecologica tanto necessaria quanto urgente. Transizione ecologica significa sostanzialmente fermare l'inquinamento e fermarlo a tutti i livelli, quindi con la responsabilità della persona, la responsabilità della comunità e poi della società politica. Questo vuol dire cominciare a condividere buoni comportamenti ecologici, a partire dai singoli, quindi stare attenti a non sprecare l'acqua, utilizzare e differenziare la plastica, oppure anche investire in operazioni e realtà sostenibili qualora ce ne sia la possibilità e l'alternativa. Questo vuol dire che la transizione ecologica passa anche dalle relazioni, cioè
fare ecologia vuol dire pulire sostanzialmente, quindi pulire dall'inquinamento anche diciamo spirituale e relazionale. Questo aiuta sicuramente tutti i processi decisionali che nella società in grande, che partono sempre da quelli piccoli, poi portano a pulire appunto anche l'ecosistema. Per la Chiesa quello che conta è sempre comunque un'azione diciamo coordinata e sussidiaria. Come cattolici noi siamo chiamati diciamo personalmente a fare la nostra parte, ma siamo anche consapevoli che sono le istituzioni che guidano i processi. Lo stile di vita consumistico del Novecento ha fallito e noi siamo pronti a fare la nostra parte per una riflessione che lo superi. Andiamo sul sito di ANSA Liguria, un aggiornamento sulla situazione profughi afghani. Venerdì arriveranno alla base logistica militare di Via La Marmora a Sanremo Imperi altri 190 profughi afghani, lo conferma il presidente della Croce Rossa di Imperia, Ettore Guazzoni. Alla base militare è rimasta una sola famiglia di 5 persone, tuttora in quarantena in quanto una bimba di 2 anni è positiva al Covid. Per accogliere altri afghani, i volontari della Croce Rossa stanno sanificando l'intera struttura. Questa mattina 110 profughi dei 206 arrivati il 23 agosto scorso hanno lasciato la città con autobus diretti in strutture di accoglienza in Veneto. Gli altri sono stati accolti in centri delle 4 province liguri. E continua dunque l'impegno della rete di solidarietà attiva in Liguria per dare accoglienza ai profughi in fuga dall'Afghanistan. Tra le strutture attive c'è anche la Caritas di Genova, 20 le persone che nelle scorse ore sono ospiti del seminario vescovile del Righi. Sentiamo. Ieri sera l'arrivo e l'accoglienza in piazzale Kennedy, oggi i primi incontri con i responsabili delle strutture che li stanno accogliendo, tra cui il seminario vescovile del Righi. 20 i migranti afghani, dei 63 totali ad oggi arrivati a Genova, che la curia genovese ha preso a carico per inserirli in un progetto di accoglienza strutturato e a lungo respiro. Si tratta nello specifico di 3 nuclei familiari, il più piccolo ha appena 4 mesi, la più anziana è una donna di 65 anni. La prima difficoltà da superare per loro è sicuramente la lingua. Purtroppo abbiamo un solo membro del gruppo che parlotta un pochino l'italiano, qualcuno dei ragazzi biascica un po' d'inglese, ahimè le donne non parlano altro che afghano. Abbiamo la fortuna di avere un mediatore culturale che ci dà afghano, che ci dà una splendida mano al riguardo proprio nella comunicazione. La struttura sulle alture del Righi è pronta ad accogliere altri profughi in arrivo. Fondamentale nei prossimi mesi sarà il lavoro e l'impegno dei volontari della Caritas e dei mediatori culturali che dovranno portare avanti il lavoro di integrazione di queste persone. Progetti futuri sarebbe quello poi di poterli inserire nel territorio, in alloggi messi a disposizione delle comunità parrocchiali o da enti o da privati, perché pian piano si inseriscano una normalità di vita. Noi speriamo che almeno un membro per ogni famiglia riesca a trovare un lavoro con cui poi far partire la quotidianità normale di questa famiglia. Ci sarà da fare inserimenti scolastici e tutto quanto, però ci prendiamo un po' di tempo. Torniamo nel Tiguglio ed è Tiguglio 2024 il nome scelto per identificare il territorio che si candida a capitale italiana della cultura nel 2024. La decisione è stata presa oggi dal tavolo tecnico che si è riunito in comune a Chiavari con la supervisione dell'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo. Erano presenti i rappresentanti dei comuni sostenitori della candidatura. Il lavoro prosegue sotto il coordinamento del project manager Roberto Daneo per arrivare alla presentazione ufficiale della candidatura al Ministero della Cultura il 19 ottobre prossimo. Quello di oggi è un buon punto di partenza, ha sottolineato il sindaco di Sesto Levante, Valentina Ghio. Per la prima volta una riflessione coinvolge tutto il territorio e fa emergere spunti importanti per tracciare la rotta. Abbiamo messo insieme tutte le risorse per arrivare ad un obiettivo comune di valorizzazione. Adesso occorre proporre questo territorio nel miglior modo possibile, con la consapevolezza che questo lavoro resterà comunque una risorsa. Sono le parole invece del sindaco facente funzioni di Chiavari, Silvia Stanic.
e nasce da una richiesta degli studenti e delle studentesse, la riorganizzazione del secondo piano della Biblioteca Internazionale di Rapallo a Villa Tiguglio. Nuovi orari, più ampi, più servizi e la possibilità di studiare davvero insieme, avviando collaborazioni per la preparazione per gli esami e, perché no, della tesi di laurea. Il servizio è stato affidato alla cooperativa sociale Tata Box. Vediamo. Noi ci auguriamo di riuscire ad offrire un servizio che sia più innovativo e più performante, quindi un servizio un pochino più giovane, più dinamico, che sia esattamente adatto alle necessità di chi studia. E ovviamente ci rivolgeremo per lo più a studenti universitari. Per accedere al servizio sarà necessario un piccolo percorso digitale, bisognerà passare attraverso un sito dedicato, che appunto sarà il nostro sito Tata Box. Da lì si potrà accedere al servizio ovviamente sempre in maniera gratuita, scegliendo però già quando arrivare, quando andare via. In questo modo dovrebbe essere, come dire, sia più accessibile che più veloce e pratico. Noi forniremo uno spazio silenzio, uno spazio alta voce, e in base un po' quindi alle abitudini e alle necessità degli studenti, e come dire, poi il resto dovranno continuare a farlo i ragazzi studiando, questo non si può cambiare. Da 20 a 35 postazioni disponibili con la prenotazione, evidentemente. Quali servizi aggiuntivi io che vengo a studiare potrò trovare? Beh, allora, l'elemento appunto del percorso digitale è già di per sé un servizio, perché mi garantisce, prima di dover andare nel luogo, di sapere già se ci sarà posto per me. E a disposizione ci sarà un piccolo corner con appunto il nostro personale che fornirà assistenza, si potranno acquistare dei piccoli prodotti di cartoleria, fare delle fotocopie, quindi tutto il materiale invece che è necessario per studiare ci sarà già lì, ma proviamo a non fermarci qua, integreremo dei servizi didattici ovviamente a richiesta, sia per le ripetizioni che con i corsi di lingua, e poi infine ci auguriamo di diventare un vero e proprio strumento per le scuole di Rapallo e del territorio, dove dare spazio per i loro laboratori, per le loro attività, per le loro letture, per i loro incontri. Abbiamo immaginato un servizio che nascesse proprio sulle esigenze dello studente, per lo più universitario, anche appunto se il servizio verrà, diciamo, sarà disponibile a chiunque, e in questo modo è più facile individuare due periodi: un periodo che noi identifichiamo come periodo di bassa stagione, dove in realtà i ragazzi frequentano l'università, quindi ci sono le lezioni, e quindi la biblioteca resterà aperta con un orario leggermente ridotto, che comunque è di 8 ore, dalle 10 alle 18, per 5 giorni a settimana, quindi da martedì a sabato, e un orario invece più ampio durante il periodo degli esami, e che quindi sarà dalle 9 alle 19, da martedì a domenica compresi, nel periodo, diciamo, nelle giornate festive che capiteranno durante il periodo di esame resteremo aperti, il che significa appunto 8 dicembre piuttosto che 6 gennaio, che sono date bollenti per chi studia all'università. Il Comune di Santa Margherita Ligure apre un nuovo bando di concorso, questa volta per l'assunzione di due funzionari amministrativi destinati rispettivamente all'ufficio turismo e all'ufficio commercio. Il bando si può consultare sul sito istituzionale del Comune. La domanda può essere presentata entro il 15 settembre tramite posta elettronica certificata e il sistema pubblico SPID. È aperto fino all'8 settembre invece il bando per partecipare al concorso per due posti da istruttore informatico, sempre per il Comune sammargheritese. E Mediterraneo Servizio ha indetto un avviso pubblico per la ricerca di nuove attività didattiche rivolte a tutte le fasce di età da poter svolgere al MUSE, il Museo Archeologico della città di Sesto Levante, per il biennio 2022-2023. L'avviso è disponibile nella sezione bandi e concorsi del sito www.mediaterraneo.it. Le proposte andranno presentate entro mezzogiorno del 1° di ottobre. Uno sguardo adesso agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Vediamo. Appuntamenti in programma giovedì 2 settembre. Ultimo pomeriggio del progetto In Gioco, che prevede attività per ragazzi e bambini organizzate da ACI Ragazze Tiguglio alle 16 sul lungomare Libonia di Lavagna. A Recco va in scena lo spettacolo E quindi uscimmo a rivedere le stelle alla chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Meggi. Tanti musicisti presenti, in programma ci sono Bach e Mozart. L'inizio alle 21. A Santa Margherita Ligure, ultimo concerto estivo della Filarmonica Colombo, intitolato Note di Settembre. Il maestro Alessandro Cardinali propone una selezione di brani di generi diversi, colonne sonore, jazz, musica latinoamericana. Inizio alle 21.15 in Piazza Caprera, prenotazione obbligatoria al numero 345 04 99 554.
Appuntamento del Festival Camogli in Musica all'Oratorio dei Santi Prospero e Caterina. Andrea Cohen al clavicembalo e Stefano Bagliano al flauto dolce propongono il concerto Bach e il flauto dolce. Inizia alle 21.15, necessaria la prenotazione al 339-5839-136. A Moneglia prosegue la rassegna Tesori in Liguria, Moneglia Classica. All'Oratorio di Santa Croce il pianista Alessio Ciprietti propone musiche di Haydn, Beethoven, Chopin, Debussy e Liszt. Inizio alle 21.15. Chiusura del Festival della Parola Summer Edition a Chiavari. Alle 21.30 in Piazza Nostra Signora dell'Orto l'incontro con la cantante e autrice Nada. Ingresso gratuito, fine ed esaurimento posti. Sport, l'unione fa la forza. A questo principio si sono ispirate tre società di basket del territorio che hanno deciso di collaborare per dare più opportunità a se stesse e agli atleti giovani. Tutto questo senza rinunciare alla propria autonomia. Sentiamo. È un accordo storico per la pallacanestro locale. Tre società, la Polisport Lavagna, il Centro Basket Sesti Levante e la Val Petronio Basket, hanno deciso di unire le forze. Le difficoltà di gestione e la pandemia stanno mettendo in crisi molte associazioni sportive dilettantistiche. Allora perché non aiutarsi? Il progetto coinvolge in particolare le giovanili. I maschi soprattutto saranno indirizzati a Val Petronio, che farà la Serie C Silver regionale, e le femmine, noi abbiamo un Under 19 femminile, che sarà di supporto alla Serie B femminile. Lo scopo di questa unione è che ogni società abbia la possibilità di dare ai propri ragazzi l'opportunità di giocare il più possibile e di avere sempre uno spazio. Esempio, se una ragazza è interessata al basket, a Casarza e a Sestri non si sentirà dire che non c'è spazio per lei, perché potrà essere indirizzata alla Polisport di Lavagna. L'unica maniera per cercare di tirare avanti è convogliare le ragazze al massimo verso una società sola, che poi poteva essere qualsiasi altra, però visto che noi ci interessiamo più che altro di femminile da tanti anni, cerchiamo di portare avanti questo discorso. L'intesa, formalizzata di recente a Sesti Levante alla presenza dei sindaci delle tre città, ha ricevuto la benedizione della Federbasket regionale. Un accordo che definirei storico, perché è la prima volta che queste tre realtà, rimanendo autonome e distinte, quindi credo che questa sia la caratteristica da sottolineare, la prima, cioè che non sono delle debolezze che fanno una forza, ma che sono tre forze che insieme si mettono per poter fare sempre meglio. Nel Levante il basket è di casa e rappresenta una tradizione forte. L'auspicio è che la collaborazione spinga sempre più giovani verso questo sport. Adesso ci saranno tre Open Day che saranno il 4, se non ricordo male, a Sesti Levante, il 7 a Casarza Ligure e l'11 a Lavagna al Parco Tiguglio. Attivarsi con il governo per reintrodurre la possibilità di mettere nei corsi d'acqua della Liguria la trota Fario non mediterranea e la trota Iridea, anche promuovendo la riclassificazione della prima come specie autoctona. Proporre in sede di conferenza Stato-Regioni un accordo che fissi quanto prima un congruo periodo transitorio per consentire da subito le emissioni in ottemperanza alle carte ittiche e ai vigenti piani ittici regionali, accompagnando il sistema gestionale della pesca nelle acque interne ad un graduale adeguamento della normativa. Tutto questo per evitare che i danni derivanti dall'attuale blocco delle emissioni diventino irreversibili per le attività sportive e ricreative connesse alla pesca alla trota, per gli esercenti e per i numerosi posti di lavoro collegati al settore. Questa è la richiesta che il consigliere regionale Claudio Muzio ha avanzato e ha depositato a questo proposito un'interrogazione alla giunta regionale. E l'ufficio IAT di Rezzoaglio rimane aperto anche nei mesi di settembre e ottobre, nei fine settimana, sabato e domenica dalle 9 alle 13. Lo scopo, spiega l'ufficio, è quello di sfruttare il periodo dei funghi per prolungare la stagione turistica. L'ufficio si trova nei locali del parco in via Roma 47 a Rezzoaglio. Resta ancora l'obbligo, il divieto di raccolta funghi fino al 17 di settembre, come ha deciso il parco stesso nei giorni scorsi. È tutto per questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina con il nostro TG Rassegna Stampa. Continua sul nostro sito e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.